Favorire la medicina di genere ricostruendo percorsi idonei dopo la pandemia, definendo per le donne anche le modalità operative secondo le più recenti linee guida nazionali ed internazionali. Il tutto per ottimizzare la diagnosi e il trattamento. Di questo e di molto altro si è discusso nell'ambito del corso di aggiornamento Gli ormoni nella vita della donna, che si è svolto di recente nell'aula congressi dell'Ospedale del Mare. La presidente del corso, la dottoressa Maria Corvino, direttore sanitario della ASL Napoli 1, ha così dichiarato: un corretto bilancio ormonale nella vita di ogni donna è molto importante non solo per il benessere fisico, ma anche per quello psicologico della donna stessa. Uno dei responsabili scientifici del corso è il dottor Vincenzo Nuzzo, al quale abbiamo posto alcune domande. La salute della donna in primo piano, cosa si sta facendo all'ASL Napoli 1 Centro, in particolare all'Ospedale del Mare, cosa ci sarà da fare? Dopo 2 anni di pandemia e di blocco di tutte le attività di screening, si sta cercando di ricostruire due percorsi, in particolare all'Ospedale del Mare, sulla salute della donna. Oggi si parla tanto di medicina di genere, quindi le patologie della donna vanno affrontate in maniera specifica e la giornata odierna si pone appunto l'obiettivo di formalizzare e finalizzare dei percorsi dedicati alla donna, in particolare nel campo delle malattie endocrine, in campo dell'osteoporosi, delle malattie tiroidee, del diabete, che tanto interessa la popolazione generale, ma che bisogna attenzionare particolarmente la donna e della donna in gravidanza. La priorità, insomma, è prendersi cura della salute della donna in tutte le fasi della vita. Sentiamo ai nostri microfoni il dottor Pietro Affinito, responsabile dell'unità operativa complessa di ginecologia ostetricia dell'Ospedale del Mare di Napoli. Ma il perché di questo corso nasce dall'esigenza per alcune patologie che vengono viste prettamente ginecologiche di una visione integrata tra invece multidisciplinare tra ginecologo ed endocrinologo. Veda, la donna per alcuni versi dal punto di vista ormonale è un sistema sperimentale straordinario, se si pensa che dal punto di vista ormonale sono 4-5 persone in uno, pensando all'assetto ormonale della bambina, all'assetto ormonale della pubertà, poi quello della gravidanza, poi quello ancora della menopausa. È quindi chiaro che vi sono e si evolvono dei delicati equilibri ormonali la cui conoscenza richiede dedizione, competenza. Ed è per questo che per questo tipo di patologie c'è bisogno di protocolli condivisi tra gli specialisti del settore e che ovviamente potranno così apportare dei benefici in termini di gestione di queste pazienti e del progresso delle scienze in generale.